Ah, io devo ringraziare i miei compagni, se mi sento veramente molto parte del progetto, perché comunque sia, sappiamo tutti che ho attraversato un brutto momento dove venivo poco o niente preso in considerazione, e purtroppo nella vita di un giocatore queste cose possono accadere, ok, va bene. Però i miei compagni mi hanno sempre fatto sentire la loro fiducia verso di me, e a me il mio banco di prova era l'allenamento, io devo dare tutto per dopo far cambiare, provare a far cambiare dal mister, anche se dopo questo non avveniva. Io però in campo, comunque sia, allenamento, partita, io devo dare sempre il massimo, anche perché faccio il lavoro più bello del mondo, questo è il mio pensiero. Quindi vado sempre col sorriso, poi è normale che si piglia, quando uno si nervosisce, le arrabbiature ci stanno, però devo ringraziare loro perché veramente mi sono stati sempre vicini. Ti dico la verità, la tranquillità non ce l'hai mai, perché è giusto che uno il posto se lo debba guadagnare. È chiaro che prima ero un po' più conscio del fatto che non rientravo nelle rotazioni del mister, però mi allenavo anche soprattutto per il rispetto mio, perché uno va in campo e cerca di fare il meglio per sé e poi per i compagni, perché comunque sia uno non gioca da solo, gioca in una squadra e quindi deve essere sempre al meglio per cercare di giocare al meglio con i compagni. Sono qui che mi alleno al massimo e so che in passato ho dato tanto e voglio ritornare a fare quello che ho fatto in passato, sperando di avere l'opportunità e quando chi di dovere poterà giusto darmela, io cercherò di sfruttare meglio il mio momento. È chiaro che il momento è quello che è, dobbiamo andare tutti in campo sapendo che è una lotta e quindi da parte mia, io ripeto, sono qui a disposizione. Poi se dobbiamo, non so come spiegarti, perché è vero, io vivo un momento magari dove in questi 2 anni non sono stato preso tanto in considerazione, però sono sempre lì, nel senso non importa, io spero ovviamente di fare gol, però se arriva un mio gol ed essere in campo e aver lottato e lottare, dare il massimo e poi arriva una vittoria anche con un gol non mio, cioè la speranza è che comunque il Bologna si salvi, la cosa che sta sopra i miei pensieri, ma credo sopra i pensieri di tutti i miei compagni. Poi dopo, ovvio che farebbe anche piacere a me, è una voglia matta di fare gol, è indiscusso, perché faccio l'attaccante, perché è giusto che sia così, però adesso l'importante è veramente la squadra, quindi chiunque credo che scenda in campo lo faccia col coltello tra i denti, tutto per il compagno, per fare una corsa in più, perché il momento richiede questo. Tanto io sono di idea, prima o poi il lavoro paga, spero nel mio caso, come nel caso dei miei compagni, che ci troviamo in una posizione comunque sia difficile di venirne fuori e portare a casa questo risultato importantissimo.